2019 è stato un grande anno perché è l'anno in cui abbiamo cominciato a raccogliere i risultati del triennio di programmazione del primo triennio. È stato un anno importante e quindi soprattutto ci ha dato soddisfazione perché siamo riusciti a creare massa critica, coinvolgere molti soggetti sia pubblici che privati sul nostro territorio, e così questo ci permetterà anche di gettare le basi per il futuro. Quindi ben venga che si prosegua in questo modo, perché abbiamo la soddisfazione di vedere dei risultati importanti che sono il frutto di un triennio di lavoro che ci ha permesso di conoscere cos'è GAL, conoscere l'ambito territoriale, i vari portatori di interesse e riuscire quindi a costruire delle progettualità insieme, dei processi di cooperazione, lavorare e conoscere soprattutto la natura intrinseca delle volontà del nostro territorio, del nostro paesaggio. Questo ci ha permesso oggi di meglio progettare quello che è il proseguo della prossima triennalità del GAL Val d'Olesinia. Ci è piaciuto molto, il territorio è molto ampio, gli attori sono molti, sono circa una quarantina di comuni e soprattutto tantissimi partner privati che hanno voluto mettersi in gioco con noi e riuscire a progettare un lavoro importante quale è stato fatto. Che sarà l'anno, praticamente sarà il penultimo anno del sessennio, dove vedremo la raccolta dei risultati del lavoro svolto fino qui. E vedremo la realizzazione, quindi il compimento di 5 progetti a regia che sono stati sviluppati sul territorio insieme agli enti locali, circa una trentina di comuni, e soprattutto vedremo la realizzazione, l'ultimazione di tutti i lavori svolti dai nostri partner privati che si associano quindi nei progetti a regia e che insieme siamo riusciti quindi a dare una massa critica, un concetto di area vasta al nostro territorio, perché ha permesso quindi di aumentare il patrimonio stesso del nostro paesaggio attraverso una serie di esperienze. E dall'altra sono state sviluppate una serie di iniziative nell'ambito della formazione e della ricerca affinché il nostro paesaggio possa crescere in termini di consapevolezza e quindi permettere anche alla politica, al GAL stesso, di progettare, programmare meglio quelle che saranno le azioni future per il nostro paesaggio.